Secondo l'Associazione Difesa Animali, oltre 23.500 cani sono stati avvelenati nel 2016, un numero in forte aumento rispetto al 2015 e a quanto pare sta crescendo ancora quest'anno. Sapete di cosa parlo, è capitato a tanti, qualche vicino, qualche bastardo che è infastidito non si sa come dai nostri amici a quattro zampe minaccia di preparare qualche polpetta avvelenata per ucciderli. A me per fortuna non è ancora capitato, però succede ogni anno a migliaia di italiani e questo perché in Italia non c'è una legge contro chi avvelena gli animali, ma una semplice ordinanza. Ma qui si parla di figli di puttana che creano delle vere e proprie esche con il solo scopo di ferire e mutilare degli animali indifesi, esche che contengono metallo, vetro, a volte addirittura ordigni esplosivi, esche abbandonate sul suolo pubblico, a volte anche privato, che potrebbero benissimo finire in mano dei bambini e ucciderli, esche che causano una morte tra atroci sofferenze e traumi enormi per i padroni che non possono fare nulla per salvare i loro amici. Non basta rinnovare un'ordinanza del 2008, dobbiamo chiedere al Ministero della Salute di fare una vera legge che punisca in maniera esemplare, con pena certa, chi fa dei veri atti di terrorismo contro milioni di famiglie italiane che hanno animali domestici. Quindi quello che vi chiedo è di condividere questo video per farci sentire. Questi erano i miei 2 centesimi di oggi. Ciao.